ragazze, nuovo video, questa volta regali di Natale 2019, per cui vi faccio vedere da lontano ovviamente i regali che ho ricevuto, però nella schermata piccolina, adesso non so se metterla di fianco o qua sotto, cioè proprio qua, vi faccio vedere più dettagliato da vicino i regali. Se sentite rumore, è mio fratello che rompe le scatole. Comunque andiamo veloce perché ho tante cose da fare. Questo video in teoria volevo metterlo prima che io parto, diciamo. Iniziamo e vi faccio vedere cosa ho ricevuto per Natale. Allora, il primo regalo che ho ricevuto per Natale in questo sacchettino è questo. Adesso non so se si vede, ma è questo qui. Allora, certi ve li metto nelle foto, certi ve li metto nella clip, così almeno vedete. Comunque, questo è il primo regalo ricevuto, che è un parè, dove praticamente c'è questa decorazione sui bordi, cioè sui lati, dove c'è questi... adesso non mi vengono il nome, come sempre. Comunque, vabbè, c'è questa decorazione qua. Me l'hanno regalato per il mare. Siccome io parto tra 4 giorni, voi non so quando vedete questo video, ma mi hanno fatto questo regalino per il mare, che è questo qua, per cui questo, ed è anche morbido, per cui questa è la prima cosa che ho ricevuto. Poi passiamo a questi, così andiamo più veloci. Ho ricevuto questo vestitino fatto così, lungo fino alle ginocchia. La particolarità è che dietro è scollato, cioè in senso si vede tutta la schiena. Se riesco ve lo metto indossato, se no ve lo faccio vedere a clip normalmente vicino. Comunque, questo vestitino qui, ricevuto. Vado veloce perché sono tante cose, non voglio che questo video dura troppo. Poi ho ricevuto come pensierino, dove lavoro io, questo bellissimo presepe fatto da cioccolato. Adesso non so se si vede perché c'è il riflesso, però vabbè, voi lo vedete sempre nella schermata. Ed è questo bellissimo cioccolato di presepe. Io sono una che con queste cose preferisco non mangiarle, preferisco tenerle lì. Ovviamente guardo la scadenza, se sta per scadere me lo mangio, ma se dura un anno me lo tengo lì per bellezza ed è bellissimo. Per cui questa è l'altra cosa che ho ricevuto. In più mi hanno dato anche il tronchetto tenero di pistacchio ricoperto di cioccolato fondente, che è questo qua. E in più c'erano dentro i due calendari, i due calendari del 2020. Ovviamente questi, vabbè, questi ve li faccio vedere così, inutile che... Comunque, queste sono queste le cose che ho ricevuto. Poi passiamo a questo pacchettino di acqua e sapone, come che non mancano mai le cose di acqua e sapone. Ormai faccio la collezione, comunque. Ho ricevuto questo profumo, ve lo faccio vedere così, questo profumo che sinceramente non è, diciamo, è una marca strana, Arrogance Femme, qualcosa del genere, mai sentito, ma ovviamente non è di marca, ed è questo profumo qua come pensierino. Poi vi faccio vedere prima le cose più e poi le cose più belle. Poi ho ricevuto questo fantastico regalo
Adoro questo di acqua e sapone. La marca è Royal Beauty. Io da un bel po' che ne ho altre. E c'è dentro la pochette, il rossetto, credo un gloss. Ah no, un ombretto, un blush, un illuminante, un lucidalabbra, un rossetto, un mascara e un mascara. Praticamente. Volevo aprirlo insieme a voi perché siccome questi li porto al mare, cioè non tutte queste cose che vi mostro, ma dico le cose necessarie le porto al mare, per cui se riesco magari ad aprirlo ve lo faccio vedere e lo vediamo insieme perché non l'ho aperto. Comunque, questa è la confezione, se non cade tutto, ed è bellissima. C'è dentro la pochette nera che userò per il viaggio. Troppo figa. Questa qua è perfetta per il viaggio. E poi un rossetto fatto così. Tanto poi vedete tutto da vicino. Poi c'è anche, adesso vediamo, vi faccio vedere velocemente se riesco ad aprirli, perché certe volte, talmente che sono scene. Oh mamma. Poi non ci vuole. Oh, wow, che bello. Questo è bellissimo. Ci sono dei colori spettacolari. Questo sono i colori. Si vedono? Sì. Ed è piccolina per il viaggio, solo che io gli ombretti non li metto, metto solo le matite a forma di ombretti. E poi vabbè, c'è il mascara base coat e top coat e un e poi questi qua. Per cui queste sono questo è l'altro regalo che ho ricevuto. Questo me l'ha regalato mia zia. Non vi dico ovviamente chi me l'ha fatti tutti perché preferisco tenerli per me. Comunque dopo ve lo faccio vedere nei dettagli. Già 7 minuti solo per far vedere quattro cose. Poi passiamo a questo regalo qui. Questo regalo me l'ha fatto il mio ragazzo e sono dei leggings in pelle di Tezenis fatti così in pelle e dentro c'è praticamente il pelo, infatti tengono caldo, l'ho provati e tengono caldo. Tanto, ripeto, li vedete nelle foto o nei video, o a fine video o adesso, per cui, anzi, in realtà preferirei metterli a fine video, così almeno li vedete meglio. Comunque, poi, mia mamma ha fatto questo, che io lo volevo perché non ho le coperte adatte, e mi ha regalato queste coperte matrimoniali, perché io ho letto matrimoniale, e siccome a me piacciono gli animali, mi ha regalato queste coperte matrimoniali con il gatto e il cane sopra. È troppo carino. Ok, poi ho ricevuto sempre dal mio ragazzo queste calze, sempre da Tezenis, che sono anche calde, morbide. Queste qui sono semplici, inutile che ve le faccio vedere, ve le tiro via. Sono due paia. Poi il mio ragazzo mi ha regalato pure questo, che è tipo un album dove praticamente ci sono i ricordi 2010. Precisiamo che non sono proprio le foto adatte per il 2019 perché le ha mischiate un po' tutte, però non è male perché si presenta così. Questo è il mare dove siamo andati a Maiori, in Salerno, Napoli, eccetera. Qui e c'è scritto Ricordi 2019. Ovviamente non vi faccio vedere tutte le foto perché è inutile. Comunque vi faccio vedere se mai
Vediamo se, ad esempio, se riesco a farvi vedere una foto decente per farvi capire com'è, perché è inutile che vi faccio vedere tutte le foto. Ad esempio questa, solo che la maggior parte delle foto non sono nel 2019, ma fa niente. Tipo questa qua che è venuta bene col cavallo. Io ovviamente ero un po' più grossa a confronto di adesso, che sono, diciamo, dimagrita un bel po'. Poi ho ricevuto questo, che è un bel pensierino fatto da un'amica di mia mamma, per cui è stupendo. È questa stella con i brillantini. Dentro c'è praticamente la matita nera con, credo, uno smalto e gli ombretti, come l'anno scorso, però cambia il colore e cambia che questa è una stella. Per cui questo praticamente adesso c'è il riflesso, non si vede. Comunque questo praticamente è il risultato. Cioè il risultato è quello che certe volte mi vengono le parole così, non so perché. Comunque questo è l'altro regalo. Poi passiamo agli ultimi due regali, che sono quelli più belli in assoluto, che non me l'aspettavo, per cui vi faccio vedere. Allora, sempre il mio ragazzo del Tune. Allora, questa è la scatoletta, e invece dentro, senza romperlo, perché mi ha regalato questo bellissimo che mi sono innamorata e lo voglio mettere dietro qua praticamente. Il mio ragazzo mi ha regalato questo orsetto della Tune con l'uccellino. Cioè, ma quanto è bello! Io adoro queste cose della Tune, che ero talmente pazza che alla fine io ho rotto le scatole che li volevo. Infatti poi alla fine me l'ha comprato uno. E non me l'aspettavo, cioè ed è bellissimo. Sono rimasta proprio a bocca aperta perché è stupendo. Adoro queste cose, proprio è una cosa stupenda. Poi, per finire, per fortuna, perché 12 minuti, vi faccio vedere l'ultima cosa che ho ricevuto da mio fratello, che è questo della Dior. Cioè no, appena l'ho vista ho detto: ma sei pazzo, cioè proprio sei pazzo. Alla fine non ho capito che cos'era, però quando l'ho aperto, che adesso vi faccio vedere, praticamente si presenta così ed è stupendo. Proprio della Dior mai avuto, perché non sono una che, diciamo, compra cose costose o robe avaria, per cui è bellissimo. Cioè, questa scatola la conservo perché è stupenda, non ce li ho. Per cui questo, il fiocchettino, si apre così. Adesso vediamo se riesco ad aprirla, perché io quando apro le cose ci metto l'anno prossimo. E siccome certe cose sono anche difficili da aprirle, allora vediamo se riesco, magari, che si spacca. Ok, allora non ve le tiro fuori perché tanto è inutile. Comunque sono queste, si presenta così la confezione, e all'interno trovo un profumo della Poison della Dior, che è questo qua. Questo è il profumo della Poison Dior, e invece questo è un corpo latte. Appena ho sentito l'odore, era una cosa pazzesca, perché a me piace il profumo dolce, questo è un profumo dolce e amo. Per cui ho ricevuto queste due cosine dentro della Dior. Cioè, non sto lì a farvele vedere, ma cioè, sono senza parole. E adoro davvero questa scatola, cioè, è troppo forte. Comunque, questa qua è stato il regalino che mi ha fatto mio fratello della Dior. E credo che ho finito. Sì, allora l'ho trovato
in questo sacchetto della Sephora impacchettato. L'ho trovato in questo nella Sephora impacchettato con questo qua. Con la bustina della Sephora. Che poi mi sono dimenticata, meno male che mi sono accorta, mi sono dimenticata di fargli vedere anche queste cose che mi ha regalato. Allora, il meno 15% di sconto dalla Sephora mi ha regalato. E in più questo specchietto della Dior, che adesso vi faccio vedere, sempre della Dior, ho trovato lo specchietto, cioè è bellissimo anche questo, lo specchiettino della Dior, per cui sono al completo in poche parole, ed era insieme al profumo con il meno 15% di sconto. Comunque, detto questo, il video è durato un po' troppo, per cui io direi di mettere le clip qua, intanto che vi mostro gli oggetti, cioè quello che ho ricevuto, perché poi a metterli a fine video secondo me diventa più pesante. Per cui questi sono stati i miei acquisti. Oh mamma, sono abituata a dire i miei acquisti, invece no. Questi sono stati i miei regali ricevuti di Natale. Spero che vi ho fatto vedere tutto, tutto, perché poi mi servono e giustamente ve li ho fatti vedere adesso, anche perché voi questo video credo che, se riesco, lo metterò molto prima che io parto. Per cui vediamo come organizzare, perché i video sono già tutti organizzati. Detto questo, vi auguro, non so se lo vedete a Capodanno o dopo, ma non lo so, vediamo se riesco a metterlo il 31. E niente, vi auguro un buon Capodanno, tanti auguri, che non ve li ho ancora fatti, diciamo, lo sto registrando adesso, che è il 27 dicembre, per cui voglio farvi gli auguri. Niente, mi raccomando, passate un bel Capodanno e noi ci vediamo al prossimo video, cioè quando tornerò dalle vacanze, perché voi vedete questo e poi vedete il vlog dove festeggio Capodanno. E poi per 2 settimane non ci saranno video perché sarò in vacanza e ovviamente registrerò i vlog quando sarò in vacanza e li vedete quando torno, che è il 18 gennaio. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere cosa avete ricevuto voi sotto in questo video, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e seguitemi su Instagram, che lì metterò tutto quello che qua non metto e ovviamente vedete anche la partenza, cosa faccio in Thailandia, eccetera, per cui seguitemi su Instagram, io vi aspetto anche lì. Ok, le cose ve le ho fatte vedere, spero che non ho dimenticato niente. Sì, se no ve le farò vedere nel vlog quando. Va bene, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!